Ciao a tutti sprecati, benvenuti in questo nuovissimo video che come ogni anno non c'è Lucia. Alexa, start video. Dai Ivan, arriviamo al milione di views. Accendi la telecamera e andiamo. Ciao a tutti sprecati, siamo ritornati un po' a colori. Questa settimana il video è uscito un po' tardi perché dovevo aspettare questo pacco e non mi andava di aprire prima uno e poi l'altro, quindi Amazon ha ritardato nella spedizione, quindi io direi ad Amazon, però così non va bene. Apriamo e poi andiamo a testarle un po' queste cuffie. C'è manco lo scatolino. Vabbè, queste dovrebbero essere i mia. Ah, pezzottissime, cioè. Perché c'è Lightning? Cioè. Le cuffie più economiche di Amazon, ma non mi immaginavo così. Ah, riprendono molto le AirPods Pro. Io le ho messe sotto carica, ma cioè, non c'è nessuna luce che mi dica che siano cariche, cioè che si stanno caricando. Beh, chiaramente prima di provare quelle apriamo tutte le altre che sono qua dentro. Beh, già la qualità si sta un po' alzando. Abbiamo altre del paio di cuffie. Partiamo da queste che non sono in-ear, mi sembra. Devo sempre chiamare lui. Tornere pure queste, no, sono in-ear pure queste. Hanno tutte un po' il concept iPhone, gommini di ricambio. Sembrano sempre un po' AirPods, tia. Case piccolino. Ma qua si accende la luce per almeno. Carica USB di tipo C. Ma ci sta, anche perché mo con le normative vigenti devono essere tutti uguali i caricatori. Sicuramente per l'ambiente è meglio, quindi va bene così. Queste non sono in ear, o almeno non dovrebbero. User manual, le sono già accese. Anche queste USB tipo C, ci sta. La confezione in questa è un po' cheap, vediamo come si sentiranno. E poi abbiamo queste qua. Quando faccio recensioni di cuffie, sempre riprese strane, devo dire. Si sfila. Open. Beh, packaging simpatico. Mancano le cuffie, penso che siano dentro però. C'è anche un cartoncino con Assorize. Beh, c'è il caricatore. USB di tipo C e un po' di gommini. Un po' schiacciati. Oh, non lo so, queste cose mi piacciono tanto. Cioè, ho le febbre, le sistemate, fa tutto sistemato, poi i gommini schiacciati. Ma bruttino il case. What the fuck? Cioè, sono piccole, sono minuscole. Comunque, sprega, mi dispiace, ma a me stanno tipo lavorando dentro casa, in sostanza. Stanno costruendo un palazzo a 20 cm da casa mia. La mattina alle 7, bam 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 bam, nell'orecchio mi sveglia. Comunque 100% questa cosa è simpatica, mi piace, ci sta. Ora le andiamo un po' a connettere, faccio un po' di spazio e vi dico subito un po' primi pareri e prime considerazioni. Allora, iniziamo con queste che il mio iPhone ha letto come Air P4. C'hanno il tastino, si connettono facilmente, vediamo un po' the sound. Sono un po' plasticose chip, partito Calcutta così dal nulla. Allora, diciamo che il mio udito lo voglio ancora tenere e preservare a lungo termine, quindi bocciamole subito. Direi un 5 su 10, ma sono molto buono. No, il problema qual è? Che non hanno bassi e che si sente tutto molto lontano. Cioè, mi aspettavo una cosa sparata fortissima nelle orecchie invece. Proviamo queste qua non in ear. Un po' forma AirPods 1 e 2, ma molto lontane. Ok, hanno fatto un suono particolare. Vabbè, passa qualsiasi cosa dall'esterno. Connected, benissimo, ci sono connesse. Si chiamano E10 queste qua. Allora, sicuramente manca qualcosa. Il fatto che forse non entrano neanche bene nelle mie orecchie. Beh, sono un po' scadenti queste pure. Queste però un 5,5 glielo diamo di incoraggiamento, perché alla fine non si sentiva malissimo, alzando però il volume. Cioè, stanno partendo. Come fanno a partire? 5 pure queste, 4,5.
Come dicevo, aumentando il volume un po' al massimo si perdeva un po' tutto, non si capiva niente, però queste veramente pessime, mamma. Quest'anno sto recensendo cuffie veramente orribili. Mi dissocio da questo dispositivo. Vediamo queste qua che sono le prime che ho aperto. Power On Headset. Addirittura le chiama AirPods Pro. No, non ci credo, voglio. Cioè, non ho mai sentito un AirPods Pro dire connected. Vabbè. Vediamo. Ma si sentono dei rumori. Tipo pipi pipi pipi, cioè, non scoppiano. Ti devo dire, non sono malvagie. Non sono neanche il top, ma non sono malvagie. Un 6 ce l'hanno. Problema di queste cuffie è che i bassi sono un po' persi, si sono un po' volatilizzati nell'aria, quindi ci si può lavorare sopra. Ma poi sta cosa che tengono su chip fake delle AirPods, simpatico. Non so cosa dire più che simpatico, sinceramente. Cioè, simpatico. Andiamo avanti. Ultima, ma non per importanza, perché prima erano sotto carica, chissà se ora si connetta. Power On lo dice. Meno male che Amazon ha il reso, perché voglio. Valgono quello che spendi. Io, ok, forse sono troppo viziato sul suono delle cuffie, però allora, queste cuffie qua di Amazon, queste qua che ho comprato, in generale tutte quelle di Amazon di 20 euro valgono 20 euro, ma forse anche di meno, nel senso, se volete sentire la musica, alcune sono buone, tipo quelle che ho recensito negli ultimi tempi, cioè Alex. Sono buone, potete andare a rivedere le recensioni dove ne parlo, non ci sono problemi. Queste qua però, se non sono buone neanche per sentire la musica, a che servono? Il microfono di queste cuffie di Amazon di 20 euro è come se non ci fosse, però queste neanche l'audio, ragazzi, cioè non vi consiglio di comprare nessuna di queste. Il mio consiglio è sempre lo stesso: se avete un iPhone, comprate le AirPods, pure quelle di seconda generazione, usate, le trovate a 50-60 euro. Sono una cannonata. Se volete fare un po' i ricercati, io ho quelle di terza generazione, ma penso che comprerò le Pro 2, perché finalmente hanno messo pure la cosa del volume, secondo me insuperabile. Spero che questa recensione comunque vi sia piaciuta. Se volete consigliarmi delle cuffie, scrivetelo nei commenti, lasciate like. Commentate, quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per altre recensioni, recensisco un po' tutte le cose tecnologiche, pure le chitarre. E domenica infatti recensirò una chitarra, quindi restate connessi, attivate la campanella, spero che le vostre idee siano un po' più chiare sulle cuffie da comprare su Amazon, quindi non fatelo, non scherzo, vedete un po' quelle che sono le migliori per voi. Ci vediamo domenica con un altro video che ho appena editato e caricato, prossimamente con prossimi video, ciao sprecati. Alexa, stop video!